Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Riccardo, per chi non mi conosce, e se avete seguito gli ultimi video sapete che sto per fare la mia prima gara di stacco. Ieri era il 1° di marzo, quindi ieri era esattamente un mese alla gara, e ieri mi è anche arrivato l'attrezzatura che utilizzerò in gara. Ho ordinato il singlet e le calze della SBD. Le calze potevo anche risparmiare, ma io sono uno precisino, beh, devo essere abbinato. Come al solito le ho comprate dal sito di Powerlifting Shop, mi pare si chiami. Sono anche super veloci con le spedizioni. Ho ordinato lunedì e mi è arrivato ieri, che era mercoledì. Ho preso il singlet, che per chi non sapesse cos'è, questo tipo una tutina unica. Dopo comunque lo metto, perché oggi vado ad allenarmi o stacco e lo provo. Prezzo 85 euro, probabilmente non è poco, però vabbè, penso che sia una cosa che compri una volta e non cambi mai più, tipo. E poi ho preso anche le calze. A vederle così mi sembrano dei classici calzettoni, forse leggermente più duri il tessuto, con sempre il marchio SBD davanti, tac, che almeno diciamo sono abbinato. Cioè io adesso ho tutto SBD: cintura, singlet, calze, polsini, ginocchiere e beh, le scarpette no, che sono della Notorious Lift. Aumento della lungo laterale del polpaccio, pannello frontale a doppia maglia per proteggere lo stinco. Ah dai, comunque allora non sono dei calzetti normali, anche perché comunque costano 19 euro al paio, che non è poco. Comunque sì, il sito è Powerlifting Shop, che è diciamo il sito che in Italia rivende l'attrezzatura della SBD. Ah, se vi interessa, io di taglia ho preso M. Ieri l'ho provato e mi è proprio bello tingente. In teoria sul sito c'è la taglia in base a quanto pesi, però io ho chiesto al mio coach, che lui di singlet ne ha usati, mi ha consigliato di prendere una M, anche perché comunque essere anche leggermente più stretto forse aiuta leggermente, a quanto ho capito. Adesso mi preparo e ci vediamo in palestra, così proviamo il singlet. Oh Anto, se mi vedi così non penso che sono uno che stacca 300 kg. Potentissimo, no, ma è bello. Ci sta. Sì, Total Black. Sarai più forte. Ma sarò il più bello. Bravo. Devo dire che mi dona. Sembro quasi uno serio. Comunque raga, non sarò il più forte, ma sarò il più bello sicuramente. Mi metto più lontano, che ho anche le calze, non si vedono. Bene, ora mi alleno. Comunque prima di iniziare mi faccio uno scoop dei nuovi Energy Aminos al gusto Mora Ribes Nero, che vi testimonio al fatto che mi sono piaciuti, praticamente li ho finiti. Tac. Sì, c'era proprio un misurino e mezzo. Come al solito Riccardo ha preso G per risparmiare un 15%. Comunque ormai veramente c'ho tutto SBD. Singlet, la mia cinta, cioè questa è un outfit da 285, più le calze, aggiungiamo le ginocchiere, 400 euro di outfit. Però comunque la cinta sembra avere un'armatura. Sto facendo adesso la terza serie del 202x3 e vamonos. I've been all on my grind, so why I need you. Big flex, my swoller, double cup and I'm pulled up. Niggas hating like holder, what's the problem? I'm pulled up. Big flex, my swoller, hard body they fold up. Shorty say I done glowed up, double text on my phone. Stacco finito. Cioè, beccatevi le mani. Queste le mani da stacchista. Dopo lo stacco sto facendo il military. Vado su a salire fin quando sento che il carico, diciamo, è quello che riesco a fare il massimo. Per i fan di Domingo non lo appoggiavo sul petto perché c'avevo il microfono, ma lo schiacciavo. Ah, l'ultima la faccio 70, vediamo se ne faccio sempre 5. Senza maglia rendo con questo corpettino. Thank you.
I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something. Finito, ho fatto anche i bicipiti, ho fatto anche qualche foto che avrò magari già postato su Instagram, quindi andate a vederla, mettere like sul mio profilo che è Riccardo, vedete, trattino basso PT, comunque lo lascio qua scritto. Niente, ora vado a casa a mangiare e credo che continuerò questo video domani. Voglio fare un confronto dopo un anno di powerlifting. Salto temporale di qualche giorno perché l'altro giorno era giovedì, oggi è domenica, perché dopo un anno voglio riprendere le misurazioni del mio corpo, perché un anno fa all'incirca ho iniziato questo percorso. Ho un video vecchio sull'altro canale, facevo vedere che iniziavo a fare powerlifting, ma ho preso le misure e quelle misure risalivano al 2 marzo. Oggi che è il 5 marzo, riprendiamo le misurazioni. Mi sono già pesato, considerate che in quel video di un anno fa pesavo 83 kg, adesso stamattina mi sono già pesato ed ero in circa 92 kg. Poi il peso varia molto da un giorno con l'altro, l'altro giorno ero 92 e mezzo, comunque sono all'incirca 92 kg, quindi sono quasi 10 kg in più in un anno. Ed adesso andiamo a prendere le misurazioni, farò quelle che riesco, poi quando arriva la mia fidanzata mi faccio aiutare per esempio a prendere il petto, però prima vediamo la condizione, diciamo così, fisica in telecamera, e se riesco la paragono con la vecchia. Quindi questo è il front, relax, non mi sono allenato, non mi sono allenato anche ieri in realtà. Qua di lato, di schiena e di lato, e questa è la condizione a 92 kg. Allora, vado con la vita, siamo a 87, quindi siamo quasi a più 5 cm in un anno, Considerate poi che io geneticamente accumulo tutto il grasso in questa zona, cioè se guardate le mie braccia, io lo prendo tutto qua, tutto il mio grasso sul mio, diciamo, il mio salvagente. Diciamo, le misurazioni negative le abbiamo prese, scherzo, a me non mi interessa, anzi sono contentissimo di quest'anno e non mi vedo neanche male con questo grasso sull'addome, ecco. Gamba destra era 57,8 e oggi siamo a 65. Le gambe è la cosa che aumenta di più, ovviamente. Gamba sinistra, c'è sempre quella differenza tra la sinistra e la destra, è 63,2. 5,4 in più, e direi buono. Finalmente inizio a vedere le gambe decenti. Passiamo alle braccia. Braccio sinistro ero 36. Vediamo adesso. 37,5. Considerate che io le braccia proprio in modo isolato le alleno pochissimo. Sono 37,8. Un centimetro e 6-7 in più. Comunque al momento sono soddisfatissimo. 5 centimetri sulla vita non mi spaventano. I centimetri in più sulle braccia e sulle gambe mi rendono molto fiero di questo anno. 110 in confronto a 106, quindi sono 4 cm di petto. Vabbè, dai, non male. Niente, Melissa ha misurato, sono 110, non so se ci fidiamo perché non sappiamo se l'ha misurato bene, però comunque sono più di 4 cm in più, quindi ci sta. E vi prometto che poi dopo la gara, quindi dopo il 1° di aprile, mi metto a dieta ed è finito, vi spacco il culo. Una cosa che non mi ero misurato un anno fa è il mio culo, che secondo me dovevo preso più peso. Cioè, guardate, sono tutto culo. So che mi invidiate il mio culo. Allora, è passato qualche giorno dalle clip che ho fatto qui del mio confronto fisico a un anno di pratica del powerlifting. Stavo adesso guardando anche il primo e dopo. Ho messo su all'incirca 9 kg. Sicuramente sono anche un po' ingrassato, però dobbiamo dare nota a dei punti che sono veramente migliorati. Il primo in assoluto, come dicevo, il culo. Perché se guardiamo le clip di lato, ma anche di schiena, cioè, veramente... Sto un attimo spostando anch'io qua sul mio schermo per vedere. Si vede proprio il mio culo che è lievitato, però anche di lato si vede a livello di spalla, di braccio, di petto e di gamba, si vede proprio un incremento, ma anche di trapezi. Banalmente sono così coperto che quasi non vedo la parte del dorsale, ok? Da dietro si vedono che ho due montagnette e sono molto soddisfatto. Se guardiamo anche di schiena possiamo notare quanto si è allargato, si è levitato il mio sedere, ma comunque anche la parte dei femorali è migliorata, anche le braccia si vede che sono migliorate, anche i tricipiti, nonostante comunque, come ho detto, non è che li alleni così tanto. Il vero cambiamento si vedrà, diciamo, una fase di definizione tra qualche mese, però comunque se guardiamo la parte del front, diciamo che il petto a occhio, vi direte, cavolo, più bello il petto di un anno fa, però perché lo vedete più definito, ok? Ma se guardiamo lo spessore, quindi lo spessore e anche la larghezza,
è molto più grande adesso. Sicuramente ho messo del grasso in vita, come vi ho detto, io accumulo principalmente lì. E se guardate il livello di fitness non è cambia tanto tra prima e dopo, a livello di braccio, perché comunque non metto su tanto. Considerate che quando avevo fatto le clip, queste qua vecchie, avevo già iniziato il programma da un paio di settimane, quindi già allenavo le gambe 5 ore a settimana. Però, come si è visto anche dalle misure, si vede che ho fatto un bel lavoro quest'anno. Volevo fare un discorso finale sul perché vi consiglierei di iniziare powerlifting, almeno secondo il mio punto di vista. Tra parentesi, dovete trovare un coach che sia all'altezza, perché io veramente ringrazio con tutto il cuore Antonio, perché in questo anno, a parte che mi ha aiutato in questa trasformazione, mi ha anche aiutato tantissimo dal lato tecnico. Prima di conoscerlo non sapevo squattare in questa maniera, non sapevo fare panca in questa maniera e non sapevo fare stacco in questa maniera. Quindi partiamo dalla base, che dovete trovare una guida che vi sappia fare la strada fatta come si deve, perché in passato demonetizzavo tanto il powerlifting perché vedevo certe persone farlo, ma non come poi l'ho fatto io quest'anno. Secondo me cambia totalmente il modo in cui vi approcciate a questa disciplina. Mi è servita tantissimo per l'incremento delle gambe, allenandole tutte le volte. Se non faccio stacco faccio squat, se non faccio squat faccio stacco. Infatti ormai non sento quasi neanche più il dolore delle gambe, perché è un dolore perenne, nel senso non è il dolore da leg day che vi aspettate dopo un leg day, ma è un sentirle 7 su 7 affaticate, perché comunque ogni giorno le faccio, quindi 5 volte a settimana, 5 volte le gambe. Mi è servito tantissimo anche a livello di pettorali. So che molti demonetizzano la panca, ma secondo me ha avuto un ruolo principale anche in questo miglioramento. L'ho fatto da un minimo di 3 volte, adesso un massimo di 4 volte alla settimana, più magari qualche complementare. Penso che questo mi abbia aiutato tantissimo. Sono arrivato a quel punto dove non mi interessa più, ok, mi interessa l'estetica, ma ho fame di diventare più forte. L'altro giorno ho tirato una singola a 2.40 e come sapete il mio obiettivo in gara sarebbe fare 2.50, ma dopo che ho fatto quei 2.40 forse ho pensato che 2.50 sono pochi da fare in gara, perché sono andato su con una felicità estrema. Quindi in questo, diciamo, periodo della mia vita ho fame di migliorare a livello di prestazioni, che sì, poi si collega sempre al fatto che se migliorano le prestazioni migliora anche il tuo fisico, però diciamo che ha un effetto primario in questo mio percorso. Detto questo, oggi è il 9, perché questo video l'ho registrato diciamo nell'arco di una settimana, mancano 23 giorni alla gara. Vi lascio qua scritto anche dove si troverà la gara, che è Torri di Quartesolo in provincia di Vicenza, ma in realtà ho guardato più verso Padova. Quindi tutte le persone che vogliono venire a vedermi, a fare il tifo per me, possono venire. Io gareggerò sabato 1 aprile dalle 18 in poi. Io sicuramente arriverò un po' prima. Se venite, commentate questo video, vi aspetto. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video.